Bene, amiche ed amici, ci troviamo a Marzamemi in questo primo agosto 2018 e i commercianti hanno richiesto il nostro aiuto perché Marzamemi è invasa da moscerini innocui ma molto molto fastidiosi. E parliamo con Peppe Schembri, che tutti conoscete, qui ha un'attività importante commerciale. Peppe, che cosa accade? Perché il problema ancora accade permane? Accade che tutte le sere all'imbrunire, non appena avviene il tramonto, praticamente veniamo invasi da milioni, miliardi, non so quanti sono precisamente, di moscerini di indubbia natura. Non sono zanzare che mordono, ma sono molto fastidiosi. Non appena hanno un contatto vicino alla luce, cadono sui piatti, la gente si alza e ci lascia le pietanze sul piatto, rifiutandosi anche di pagare. Ecco. La nostra stagione è molto compromessa, rovinata, si vuol dire, visto che siamo al primo d'agosto. E a parte il calo di turisti naturale che abbiamo avuto quest'anno, quantomeno io per quanto riguarda la mia attività, questo problema ci sta pregiudicando ancora la stagione. Avevo chiesto un incontro, anzi avevo chiesto a un mio collega, Paolo Cambisi per l'esattezza, di parlare con Andrea Nicastro per girargli il mio numero, per fare in modo che prima che si disinvestasse, come è stato fatto questa notte da un'azienda chiamata dal comune, di vedere che tipo di insetti erano e quindi poter agire molto più in maniera più incisiva. Più incisiva sul tipo di insetto, perché esistono vari tipi di insetticidi. E quindi poter sterminare questa ondata di insetti che abbiamo qua a Marzamemi, ma nulla è stato fatto. Come al solito l'amministrazione tira avanti senza pensare a confrontarsi con noi commercianti che viviamo sul posto e conosciamo la zona, e quindi la cosa, diciamo, ci sta veramente danneggiando. Siamo molto preoccupati per la nostra stagione, perché sappiamo tutti che a settembre scenderà il lavoro e gli incassi di questi giorni ci servono a mandare avanti le nostre attività, a pagare gli affitti dipendenti per tutto l'anno. Cerchiamo di risolvere il problema al più presto, perché siamo obbligati a chiudere le porte. I moscerini si attaccano ovunque, entrano pure all'interno del gelato, quindi sono costretta per forza a chiudere la porta, perché sennò vanno a nel mangiare. E quindi il cliente può anche... No, il cliente si alza e se ne va spesso quando è fuori. Quando è fuori si alza, se ne va, oppure ha paura pure ad aprire la porta, perché la porta, nonostante è chiusa, si ricopre tutta di moscerini. Anche tu accusi presso il tuo ristorante una presenza di fastidiosi insetti, raccontaci. Sì, ma ogni sera scappano di gente perché il locale è pieno di moscerini. L'anno scorso abbiamo lasciato fare una porta in fondo per 7.000 euro e non posso aprire, abbiamo ogni sera a chiudere la porta o scappano le persone perché sono assai moscerini. Abbiamo fatto la richiesta per insetticidi, la risposta hanno fatto insetticidi, ma io mi ho chiesto con che cosa hanno fatto, con acqua naturale o gassato, perché i moscerini sono assai. Sì, ma non mi posso dire hanno fatto insetticidi, perché quando vedi le finestre sul locale sono assai. Mai stato questo problema così forte, così lungo. Da 2 settimane scappano le persone dal ristorante, ogni un ristorante, anche qua vicino, scappano le persone o lamentano, trovano i moscerini e tutto mangiare cosa noi portiamo. Grazie.